Maurizio Di Maio, sopranista, non falsettista. Cosa vuol dire sopranista? Allora, sopranista vuol dire che posso raggiungere le note che di solito sono consuete alle cantanti liriche soprani, i soprani. È uno studio importante che è durato per me adesso 2 anni, insomma non si finisce mai di imparare, insomma la tecnica vocale richiede veramente una grandissima formazione, studio e tanta costanza, tanto lavoro. Si dice anche voce regina, è qualcosa che è tornato di moda, è il barocco che tu riproponi grazie agli arrangiamenti, allo studio di un grande che è Dardast, sì. E sono addirittura primi in classifica su iTunes. Qual è la tua impressione? Allora, io ovviamente sono strafelice, non mi aspettavo veramente così tanto, me lo auguravo, ma così tanto no. Quindi è un risultato veramente straordinario essere primi in classifica su iTunes dopo poche ore su iTunes Classica. E la notizia che mi ha fatto veramente molto piacere è che siamo messi come brano in primo piano anche con cantanti pop nella home page dell'Apple Store, quindi questa cosa è veramente, insomma, un risultato notevole per un brano classico. Da Handel, Vivaldi che diventano pop, e qual è il percorso che tu hai fatto di studi? Tu hai fatto un grande studio, un lungo studio con grandi nomi? Sì, io ho studiato con appunto Maragazza Fontana, che è stata già citata, una notissima vocal coach Rai, Mediaset. Ho studiato con Tommaso Monaco, che è un altro cantante lirico molto bravo. Luis Bacalov mi disse: guarda ragazzo mio, intraprendi questa carriera da sopranista perché secondo me ha le doti che ti porteranno veramente a fare qualcosa di importante. Per fortuna l'ho ascoltato e in quello spettacolo ho conosciuto Giuseppe Nicodemo, che è il mio attuale vocal coach e a cui devo veramente molto, perché con lui mi sono preparato vocalmente. E poi Warren e Irri si sono messi insieme a lavorare per te in qualche modo. Questo è un risultato veramente che penso che qualsiasi aspirante cantante che ha il sogno di realizzare un progetto discografico è la cosa migliore che potesse accadermi. Credo molto nella Henry Classic, credo molto nella Warner e mi auguro veramente che questo sia soltanto un inizio per un viaggio meraviglioso insieme, veramente. Grazie a voi, grazie. Scaldiamo un po', perché è un artista molto bravo. Io prima ho ascoltato delle prove, veramente mi sembra che abbia una voce come un angelo. Ma sicuramente questo è il suo lancio effettivo, il suo primo lancio, per cui dobbiamo essere veramente tutti molto vicini, molto affettuosi, molto carini. Voglio ringraziare, perché stasera siamo in questa splendida location, grazie anche ad una grande società di eventi che è la Union for Actions. Avete visto che pronuncia? Ecco, scusate, ma questa pronuncia di inglese merita. Che organizza grandi eventi e ha creduto e appoggiato fortemente Maurizio Di Maio. Maurizio Di Maio, però in arte Di Maio, è un cantante, attore, tenore, sopranista. Il suo singolo è uscito il 16 dicembre ed è balzato al primo posto nella classifica iTunes della musica classica con l'aria Lascia che io pianga, dall'opera di Rinaldo di Handel, con l'etichetta Henry e Warner Music Italy. Allora, io mi sono chiesta, come fa ad uscire un singolo e avere immediatamente il primo posto? Perché dietro c'è una storia magnifica che ora vi racconto. Il brano, che ora sta appunto primo in classifica, è arrangiato in maniera magistrale da Dario Faini. Sì, merita un grande applauso. Dario in arte Dardast, per cui qui abbiamo anche un nome d'arte importante e impegnativo, Dardast. Dardast è un noto autore di brani di grandi successi. Ha lavorato con Luca Carboni, Marco Mengoni, Emma, Noemi, Renga, Fiorella Mannoia e tanti altri bravissimi cantanti, artisti in generale, ed è riconosciuto come uno dei primi pianisti e compositori italiani.
con immenso piacere, con grande emozione, anche perché dovete sapere che tanti anni fa un Di Maio giovanissimo fu presentato proprio da me in uno spettacolo teatrale, quindi non poteva esserci persona più giusta come me e con emozione che vi presento. Di Maio, prego! Adriana Panitteri, grande, importante volte del TG1, ospite alla presentazione del concerto di Di Maio. Ti ha colpito la voce di questo sopranista?
stata una grandissima sorpresa, confesso la mia ignoranza, non lo conoscevo, ma mi ha aperto degli orizzonti incredibili, intanto perché mi piace come persona, mi piace la sua musica e la trovo estremamente originale, mi piace la sua voce, credo che meriti un grande successo, quindi gli dobbiamo stare vicini. Grazie, grazie a te. La bellissima, bravissima Tosca d'Aquino, madrina in qualche modo, oltre che conduttrice della serata di presentazione di questo album meraviglioso di Maio. Sì, sì, guarda, veramente oso dire quasi madrina, perché abbiamo ricostruito che lui era giovanissimo e io lo presentai in uno spettacolo teatrale, era forse Perugia, e quindi dico guarda che storia incredibile, no? Tu giovanissimo, agli inizi ti ho presentato io e io ti presento anche per il tuo lancio ufficiale. E devo dire che l'ho trovato molto molto cresciuto, maturato, è bravissimo e riesce veramente a emozionare e trovo che anche proprio il prodotto musicale che ha è molto molto intelligente, perché è una musica classica però riveduta e corretta, e quindi il prodotto riesce a diventare fruibile anche per i più giovani, che semmai non sono più vicini, no? A questa musica più, diciamo, barocca, classica. Quindi l'ho trovato stupendo, tutti bravissimi, una serata fantastica. Ma i Vivaldi, Handel diventano pop, mi fanno anche commuovere, io ti ho visto anche con una piccola lacrima. No, mi sono proprio commossa. E sì, perché effettivamente questi grandi musicisti che già normalmente ci emozionano, però riveduti e corretti in questa chiave, appunto, come hai detto tu, pop, questa chiave moderna, con questa voce d'angelo che ha Di Maio, è veramente un signore, è veramente emozionante. Senti, tu hai lanciato oggi Di Maio con la tua conduzione, prevedi di farne altre di conduzione, immagino, perché hai avuto una grande emozione davvero, sarai un po' tu a seguire la presenza di questo artista? Sicuramente, io credo che lui, quando mi chiamerà, sarò accanto a lui, perché proprio c'è stata anche un'empatia, sai che spesso ci sono dei momenti di incontro e tra di noi è proprio funzionato così, e quindi sicuramente lui, quando e come mi chiamerà, io sarò lì. E sarai sempre. Ciao.
grazie a tutti, veramente. Bravo. Grazie. Grazie al pubblico. Scusate, un ringraziamento a Michele Marinelli, direttore musicale. Scusate. Grazie.